Mi ha raggiunto il nostro ultimo ospite per quest'ora, purtroppo. Io do il benvenuto a Guido Castiglia. Guido, benvenuto. Beh, benvenuto a tutti quanti, tutti gli ascoltatori. Allora, in questa sede non credo ci sia bisogno di ricordare chi sei, di presentarti, però io lo dico lo stesso. Sei un attore, drammaturgo, regista, hai esordito nel teatro negli anni 70... 77. 77. Dal 93 hai fondato Non Solo Teatro, se sì. È corretto, e con le produzioni teatrali rivolte davvero a tutti, dai bambini in su. Inizialmente sì, a tutto il pubblico, quindi ho fatto anche teatro serale, ma il Non Solo Teatro si è dedicata esclusivamente al teatro per i ragazzi. Per i ragazzi, insomma, con delle produzioni che vengono distribuite da qui all'estero, ma da diversi sì, posti. Tutta Italia soprattutto, perché è teatro di narrazione, quindi poi precedentemente anche all'estero, sì, Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Austria. Esatto, un bel percorso che fa pensare in effetti al concetto cardine di questa edizione dell'artigianato, che è il tempo insomma è passato. Come è volato questo tempo? Come si passa il tempo in teatro? È veloce o lento, oppure dipende? Dipende dagli spazi. Dallo spazio-tempo. Vedi, spazio-tempo. La relazione Einstein tra spazio-tempo tra è fondamentale. Quando per esempio si gira in tournée, no? Sei giorni di tournée possono sembrare un mese di tempo normale, no? Ma è anche come quando si gioca, no? Un bambino gioca e gioca a, che ne so, a fare l'extraterrestre, girare i pianeti, e quel tempo si dilata, diventa immenso. Poi quando finisce è passato velocissimo, no? Quindi il tempo è estremamente relativo. E questo rapporto, questo legame che avete attraverso il teatro con l'infanzia, Come te lo porti dietro, no? Ti porti il tuo bambino, ce l'hai ancora ben presente, ben vivo? Allora, diciamo che questo tema, no, questo di rivivere la propria infanzia, portarsi dentro il bambino, possiamo dire che è un luogo comune. In realtà ognuno di noi si porta dietro il proprio bambino, il bambino che eri. Poi però in realtà ci si modifica tantissimo, ci si struttura. Non è vero, no? Come quando si dice il clown e il bambino, che no, non è vero, è tecnica, grande sapienza della rappresentazione. Il nostro fare teatro per ragazzi è una scelta come dire, meditata in maniera profonda. Abbiamo scelto un pubblico e quando si sceglie un pubblico, quel pubblico bisogna conoscerlo molto bene, e allora bisogna frequentarlo, bisogna capire qual è il suo immaginario e seguirlo, perché i bambini di 10 anni fa sono completamente differenti dai bambini di oggi, no? E quindi si entra dentro una dimensione di conoscenza, di rapporto e di scambio. Questo è stato, come dire, la nostra vita fino a oggi, ed è una cosa che probabilmente ci porteremo dietro anche quando smetterò di fare lo spettacolo, di fare spettacoli in giro per l'Italia. È una cosa che mi appartiene, l'attenzione educativa e pedagogica. Come sei pinerolese, insomma, sei di questa zona, come è evoluto il lavoro proprio su questo territorio, il rapporto di Pinerolo col teatro? Guarda, in realtà non sono pinerolese, io sono questo un torinese. Questo non lo sapevo, mannaggia. Sono torinese, arrivai qui nel 1990. Non Solo Teatro è stata messa
insieme, grazie alle competenze organizzative e progettuali di Claudia, no? Di Claudia Casella, che arriva dall'Alto Adige e ha vissuto a Roma e Firenze. Quindi siamo arrivati, tra 30 anni, qui e siamo diventati pinerolesi, diciamo, perché abbiamo contribuito con la nostra attività e il nostro impegno a far crescere un territorio. Ci siamo relazionati con le nuove generazioni, con le famiglie, insomma, è stato un intreccio estremamente interessante. Perché? Perché in che modo è stato interessante? È stato interessante perché ci si confronta, si capisce qual è il luogo, quali sono le differenze, per esempio, no? Da me torinese cittadino arrivare in un luogo che è considerato provinciale dai torinesi. E in realtà, sì, certo, il provincialismo esiste, ma anche Torino è provinciale nei confronti di Milano o di New York o di Berlino, no? Allora, che cosa significa quel provincialismo? Significa delle conoscenze, delle radici, dei modi di comunicare, dei linguaggi. E questo per me è stato estremamente arricchente. C'è un programma per l'autunno, insomma, che tra poco inizierà. Puoi parlarci dei prossimi appuntamenti? Sì, non posso solo parlare teatro. Dei prossimi appuntamenti. E dopo, sì, esatto. Sì, cioè, d'accordo. Torniamo al tempo dopo. E poi torniamo al tempo. Sì, ma guarda, allora, il prossimo appuntamento, a parte gli appuntamenti attuali, nel senso che per quest'anno la città di Pinerolo ci ha chiesto di curare l'artigianato Kids, quindi i due spettacoli per i bambini. Uno si è svolto ieri sera magnificamente, il prossimo è domani pomeriggio, due compagnie storiche, no? Perché ieri sera c'era il Baule Volante di Ferrara con il sogno di Tartaruga, domani ci sarà l'Elefantino del Teatro Testoni di Bologna, la Baracca di Bologna. Uno spettacolo che ha girato il mondo, perché nella sua semplicità parla a tutti. Ha parlato ai bambini del Sud America, ha parlato in tutta Europa, paesi arabi, addirittura a novembre, se non ricordo male, andrà in Asia a parlare ai bambini dei paesi dell'Himalaya, no? Cioè una cosa, uno spettacolo di un amico che è Bruno Cappagli, che veramente crede profondamente in questo linguaggio. Quindi domani dove, a che ora? Ecco, domani, visto che è previsto il brutto tempo, sarà alla Sala Caramba del Teatro Sociale. Perfetto. Quindi ecco, ci saranno questi due spettacoli. E invece prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, se puoi anticiparci. Sì, 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 assolutamente. Li abbiamo messi a punto. Ci sarà Di Festa Teatrando, spettacoli per le famiglie, e Il Nido del Teatro, spettacoli per i bambini molto piccoli, quindi da 1 a 4 anni. Allora, di domenica 27 ottobre di quest'anno inizierà il Di Festa Teatrando con uno spettacolo che si intitola Mozztri. Bello. I Mozztri. Domenica 10 novembre ci sarà lo spettacolo Piccoli Principi e Principesse, e domenica 24 novembre invece ci sarà Mio Nonno Vola gli Aquiloni. Benissimo. Sono tre compagnie, Lunegnac Teatro, Compagnia Teatrale Stilema e Anfiteatro, che da tantissimi anni lavorano con i bambini e creano spettacoli, creano drammaturgie che sono sì divertenti, ma anche portatrici di senso.
Mentre invece gli spettacoli per i più piccoli del Nido del Teatro, allora quegli spettacoli saranno fatti, quelli di Festa Teatrando, al Teatro Incontro. Sì. Mentre invece il Nido del Teatro sarà alla Palestra Sportica, i nostri sì. partner da molti anni. E ci saranno spettacoli inventati insieme ai bambini per i bambini, quindi i colori dell'acqua e la scatola. I colori dell'acqua sarà sabato 2 novembre, due spettacoli, uno al mattino, uno al pomeriggio, e sabato 16 novembre la scatola, una compagnia di il Teatro Nel Baule, una compagnia di Napoli che ha costruito questo spettacolo molto interessante sulla scoperta di una scatola misteriosa, anche questo alle 10.30 del mattino e alle 16.30. Ti ringrazio. Guarda, prima di tornare al tempo, perché so che hai preparato qualcosa di speciale, però mi viene anche in mente l'altro lato della medaglia, non chi fruisce ma chi offre, no? Il proprio corpo al teatro. Ci sono, immagino, molte persone a cui piace, a cui che vogliono formarsi, no? per fare questo mestiere. Tu cosa consigli a chi ha questa passione? Prima di tutto consiglio di non sperare di fare in fretta. Ci vuole Bene. Tempo, ci vuole impegno, si entra in crisi, ci vuole tecnica, bisogna studiare tantissimo, bisogna saper bene tante cose, il controllo del corpo, il controllo della dizione. Non cambia, fare teatro per ragazzi non è una cosa diversa da fare il teatro per adulti. Uno deve essere pronto, preparato per fare qualsiasi tipo di teatro nel miglior modo possibile. Per fare teatro per ragazzi bisogna avere un'attitudine maggiore, cioè in più, che sarebbe un atteggiamento pedagogico, un atteggiamento educativo e un amore per i bambini o per i ragazzi o per gli adolescenti, e quindi provare a conoscere. Ecco, questo conta. E poi di scuole ce ne sono tante. Se mi stai chiedendo che cosa si potrebbe fare, andare sicuramente ad un'accademia. Ci sono tante scuole, scuolette, scuoline di teatro. Conviene andare direttamente là dove te lo insegnano bene. Alla fonte. Allora, ti ringrazio. Noi torniamo, andando verso la conclusione, a quello che è il tema centrale di questa edizione dell'artigianato, il tempo. Cosa rappresenta per te? Come sei partito a pensare a questa filastrocca che tu hai preparato e che condividerai con noi tra poco? Sì, ma guarda, quando mi avete chiesto appunto ma magari se trovavo qualche filastrocca così, ci ho pensato molto. Poi in questi giorni ho detto, ho preso la parola tempo, come diceva Gianni Rodari, no? Il binomio fantastico, ho preso la parola tempo e la parola bambino, e ho pensato: qual è il tempo del bambino e che cos'è il tempo? E così ho cominciato a scrivere e mi è venuta fuori questa filastrocca, che è un omaggio che faccio a tutti gli ascoltatori, al pubblico qui presente. È proprio questo. Vi omaggio di questa filastrocca inventata l'altro ieri. Quindi, diciamo, inedita, assolutamente. Inedita. Sì. Ti lascio la parola. Il titolo è Il tempo sei tu. Prego. Vado. Il tempo sei tu. Il tempo è veloce, scorre, scappa e fila via, e tu corri dalla zia. Prima non c'era, poi non c'è più. Prima e dopo non sono più. Non sono più e non sono ancora. Puoi aspettare fino all'aurora. Il tempo è veloce, scorre, scappa e fila via, e io torno a casa mia. Il tempo guizza come un'anguilla. Il tempo batte e poi ti assilla. Il tempo scivola e scappa e nessuno più l'acchiappa. Il tempo è veloce, scorre, scappa e fila via, ed è subito nostalgia. Ma non farti ingannare,
Il tempo passa, ma non sa contare, non sa ballare e neppure sbagliare. Se ti dicono che il tempo vola via, ricordati che è solo una bugia. Il tempo non finisce mai, il tempo non finisce più, ma il tempo vero sei solo tu. Col tuo tempo per giocare, col tuo tempo per sognare, col tuo tempo per abbracciare, col tuo tempo per ballare, il tuo tempo per amare. Questo è l'unico vero tempo che puoi toccare. Applausi, applausi immaginari. No, applausi veri, attenzione. Ah, non veri, me veri, certo. Quindi il tempo esiste o non esiste, ma insomma. Questa... Il tempo esiste o non esiste. E tutte e due. Aristotele lo diceva, insomma, non esiste. Quello che è passato non c'è più, quello che deve ancora arrivare non c'è ancora, e quindi che senso ha adesso? Assolutamente. Io ti ringrazio, grazie mille per essere stato qui su questo palco con noi. Grazie a te, bella grazie serata. A voi di Radio Bepit. Grazie, a presto, buon lavoro. Ciao. Ciao.